cioè noi dobbiamo fare film per tutti i pubblici, perché poi abbiamo sempre la mission di servizio pubblico nel vero pensiero, e come la RAI deve fare prodotto per tutti i pubblici, anche il cinema della RAI deve essere per tutti i pubblici, rispettando tutti i pubblici, il pubblico diciamo molto generalista delle commedioni eccetera, ma anche il pubblico tra virgolette di nicchia del piccolo film sperimentale o d'autore o del documentario diciamo del cinema della realtà, e questo è fondamentale. Quindi la nostra stella polare è comporre un piano di produzione che abbia in sé una serie di titoli che raccontino il nostro paese, la nostra realtà, la nostra società, le nostre caratteristiche, con generi diversi, con linguaggi diversi. Qui non le ho portate, ma noi abbiamo messo tutti i nostri film in 25 tematiche, e ogni tematica abbiamo 10 film. E in questi 10 film trovi, non so, la malattia, trovi o il lavoro, trovi dalla commedia comica al film drammatico, proprio perché raccontiamo i temi con tante modalità diverse. Senti, una cosa che volevo chiederti, dal vostro osservatorio, in questi anni, certo 1000 progetti sono davvero tanti, no? 800.000 progetti l'anno, ovviamente significa, no? Un lavoro di ricerca. Sì, no, quello è sicuro, perché tutti quelli che poi non passano al primo step, il secondo e il terzo, magari poi provano con altre storie. Ti sembra appunto dal vostro osservatorio che le storie stiano un po' cambiando nel cinema italiano? Rimaniamo a quella, diciamo così, che è la missione principale del vostro lavoro. Ma guarda, noi, dicevo prima in un'intervista, per tanti anni diciamo ci sono state due linee, no, di prodotto, la commedia comica essenzialmente e il film classico d'autore, che devo dire hanno portato avanti negli anni, hanno anche portato a delle quote di cinema italiano, importanti quote di mercato, cioè, qualche anno fa siamo arrivati addirittura al 36%, che era una quota enorme. Poi pian piano diciamo questo doppio genere ha un po' stancato il pubblico, e quindi noi da qualche anno stiamo cercando di stimolare, perché poi ricordo, noi non siamo produttori, non siamo scrittori, abbiamo cercato di stimolare gli autori più importanti o comunque chi scrive le storie, gli stessi produttori, a portarci delle storie forti, delle storie dove ci siano non dobbiamo vergognarci, secondo me, di mostrare sentimenti, come è successo per un certo tipo di cinema di autore per un po' di anni, perché abbiamo bisogno di sentimenti in questo momento di qualsiasi natura, e soprattutto di trovare dei film al cui interno ci siano più generi diversi. Faccio un esempio per tutti, che forse è l'esempio proprio massimo di questo tipo di linea, ma ad esempio Amore e Malavita è un film che ha 5 generi cinematografici dentro, no? Adesso non dico che tutti i film puoi farli in quel modo, che diventerebbe difficile fare un musical, commedia, crime, action e storia d'amore, non è possibile, però diciamo questo è quello che vogliamo cercare di fare delle storie forti dove all'interno non ci sia il classico tipo di genere. E che vi posso dire, da quando, non so, la mafia uccide solo l'estate di Piff, adesso mi viene in mente, no? Era un modo di raccontare una storia drammaticissima con la leggerezza della commedia, ma insomma ci sono tantissimi di esempi di questo tipo che possiamo fare e che abbiamo fatto negli ultimi anni. Certo è, la strada è lunga, abbiamo perso sicuramente delle fette di pubblico, soprattutto i più giovani, però come dire, io penso che l'unica strada è il lavoro e l'investimento nelle storie. Il cinema italiano è migliorato moltissimo negli ultimi anni, sia in termini di qualità produttiva che di qualità proprio artistica. Abbiamo dei film che sono mediamente molto migliori di quelli di 6 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa, su questo non c'è dubbio. Sicuramente purtroppo incassano meno, questo è un dato di fatto, però credo che la strada sia questa, la strada è sempre nella qualità. Se le storie sono di qualità, se in qualche modo le storie sono forti, e piano piano noi riabitueremo il pubblico ad un linguaggio e a film che sono di questo tipo, che sono diversi, e ce ne sono tantissimi esempi di recente, anche di film che purtroppo magari non sono andati bene al botteghino anche recentissimamente, che però sono dei bei film, e quindi la gente pian piano li rivedrà magari sulle piattaforme, ecco l'investimento, li vedrà in televisione e pian piano si riavvicinerà, a mio avviso, almeno questa è la mia speranza, questa è la nostra missione, anche alla sala.